Salve, sono Peppe Guida, vi parlo dalla mia azienda agricola Villa Rosa a Montechiaro. Ogni mattina vi faccio un bel giro, eccola qua, la melanzana napoletana. La puoi fare arrostita, la puoi fare marinata, puoi fare una parmigiana, qualsiasi cosa fai. Però per voi oggi ho pensato un dolce. Sono certo che gli amici napoletani, soprattutto della costiera, sanno già dove voglio andare a parare. È la melanzana alla cioccolata, un connubio di sapori molto strano, ma molto molto tipico e radicato dalle mie parti, e spero che la mia versione possa essere interessante. Allora prendiamo la nostra melanzana, la peliamo lasciando leggermente un poco di buccia, che è la parte più amara. Mi ci piace quel tocco impercettibile di amarognolo. L'andiamo ad affettare più o meno mezzo centimetro. Guardate che colore, eh? Sembra un fior di latte. Allora, questa la andiamo a friggere senza farina, solo olio di semi. Andiamo avanti. Invece della ricotta avevo a disposizione un po' di mascarpone, l'ho zuccherato pochissimo, un poco di cacao, il croccante dato dalle gocce di cioccolata, leggera scorzetta di limone, ma proprio a profumare, a dare questa nota agrumata. Andiamo a stemperare il tutto. E poi una scorza di arancia candita. E voilà, abbiamo fatto un ripieno un po' strano. Poi partiamo con la salsa, zucchero, farina, cacao. Mischiamo il tutto. Aggiungiamo un poco di latte. Aggiungiamo il resto del liquido. Andiamo sul fuoco. Eccoci qua. Nel frattempo qua abbiamo le nostre melanzane. Spolveriamo di zucchero. Sì, zucchero. Ci metto un po' di sale e poi spolveriamo il tutto con il cacao. Andiamo a rivestire il nostro stampo. Compattiamolo bello. Mettiamo il nostro ripieno. C'è chi mette ricotta, chi mette amaretti, chi non ci mette niente. Ognuno la fa a modo suo. Andiamo a chiudere il nostro fagottino. Altra bella spolverata di zucchero. Lo compattiamo bene. Vediamo se si stacca. Eccolo qua. Bellissimo. L'andiamo a glassare con una semplicissima salsa cioccolata, simile alla salsa profiterol. Eccola qua. Completiamo con una bella scorzetta di arancia candita. E voilà, la nostra melanzana alla cioccolata. Adesso la metti in frigo, la fai stare lì un paio di giorni e ti mangi un dolce, secondo me, molto molto interessante. Però i miei amici della costa, ripeto, non è assolutamente blasfemo, è solo una cosa per giocare. E questo è il gioco dell'orto di Montechiaro. Vi voglio ricordare che sul libro di Originale Gourmet d'Italia Squisita ci sono anch'io, assieme ai miei colleghi, con lo spaghetto al pomodoro.